Ciao a tutti da Tiger, siamo su Paperino, Operazione Papero, anche questa, una nuova serie che la farò anche questa qua con la mia ragazza. Incominciamo Ciao a tutti. questa fantastica avventura, questo gioco che avevo cominciato quando ero piccolino su PlayStation 2, però non ho mai finito, quindi un'ottima occasione per finirlo insieme e per giocarlo anche con me, con insieme a voi e alla mia ragazza. Allora, nuova partita. Mettiamo VGR. Presto, Paperino, accendi la TV, è quasi ora del servizio di Paperina. Mi sa che quel telecomando non funziona per accendere la TV. Telecomando? Ah, quello di Paperina. E ora il coraggioso servizio in diretta di Paperina, la nostra famosa giornalista. Ci siamo! Sei in onda! Grazie, Robert. Non mi morire trovo come nel misterioso regno di Merlock, il terribile mago. Finalmente ho trovato il modo per entrare nel suo tempio segreto e scoprire che cosa sta architettando. È fantastica! Lo sentiamo da qui. Tenterò di avvicinarmi senza farmi vedere. Mi avvicinerò ancora. Eccoci, ecco Merlock. Sta lavorando a una macchina davvero Chi è là? Non uscirai più da qui. No, lasciami, mettimi giù! Pronto, sei tu. Paperina non c'è più. Paperina è in pericolo. Devo salvarla. Posso aiutarti a raggiungere il regno di Merlock? Con la mia incredibile macchina per i viaggi spazio gamma temporali! Sto arrivando, Paperina! Ti salverò! Ehi! È andato via troppo in fretta! La mia macchina non ha abbastanza potenza! Ho bisogno del tuo aiuto! La mia macchina per i viaggi spazio gamma temporali non ha ancora la potenza necessaria per trasportarti fino al tempio di Merlock. Prima dobbiamo procurarci un po' di energia dai raggi gamma. Quando avrai posizionato le pale per i raggi gamma sulle tre cime più alte del mondo, avremo tutto ciò che ci serve. Facile, vero? Adesso ti manderò sul Monte Papero. Là troverai tutte le parti della prima pala. Il mio bisnonno è l'unico ad aver mai tentato questo esperimento. Dopodiché ha smontato la pala e ne ha nascoste tutte le sue parti. Buona fortuna! Abbiamo 5 isole, 1, 2, 3, 4, 5, con vari livelli. È molto stile Crash questo gioco. Incominciamo dalla prima isola. Ok, cominciamo dal primo, abbiamo ben 4 livelli più il boss. Perfetto. Allora, il limitare della foresta. Questo è il primo livello. Andiamo? Sì. Andiamo. Cominciamo subito questa avventura. Ah, c'è anche il tempo direttamente, tipo come se ci fosse la reliquia di Crash, però è tutto messo insieme praticamente. Vabbè, mi dice come si gioca, so già come si gioca, dai, è simile a Crash, dai, iniziamo. Che strano! I nipotini hanno installato un programma sul mio computer. Funziona così. Se conquisti 5 dispositivi in un tempo uguale o inferiore al secondo, sullo schermo apparirà una delle lettere che compongono la parola speciale. Ma sono carine le puzzole. Te lo spiegheranno quelle piccole bestie. Passo e... Hai capito? Se raccogliamo tutte le monete, man mano tipo compare una scritta, tipo come se è un bonus per avere il livello al 100%, tipo come Crash per prendere tipo le gemme. Quindi le stelline, queste monetine qua gialle, vanno prese tutte. Ma è un po' impossibile secondo me prenderle tutte. Cioè, magari nei primi livelli sì, ma dopo che diventa più difficile, secondo me è impossibile. Ah, poi se vieni colpito, puoi essere colpito massimo una volta. Poi dopodiché muori e tipo Paperino si arrabbia se viene colpito.
questi regali, regali. Ah, queste sono le vite, le puzzolette. Questo è il checkpoint. Bene, al cubo. Ah, sei tornato il paperino felice. Ah, beh, tipo raccogli nelle scatole, ci sono i gelatini e altre cose sicuramente. Vediamo un po'. Sì, infatti, la spremuta, gelatine spremute. E lui praticamente aumenta di vite, cioè può essere colpito più volte quando prende queste cose. Oppure ritorna felice, in modo che se vi colpiscono non morite. Io sto cercando di prendere tutto, andando come primo livello, tutto semplice. Sì, è molto facile, dai, rispetto a crescere. Però io mi sono bloccato quando ero piccolino alla terza isola, non mi ricordo bene, quindi... Questo poi è un livello per farti capire come si gioca. Vabbè, sì, come se fosse un gioco di prova. Come sono carine le puzzole. Perché poi le monetine si possono trovare anche nei pacchi regali, quindi è importante aprire anche tutti i pacchi regali, eh. Però special, vedi la scritta special è tutta completa, ma mi sa che ho completato qualcosa. No, ma ti esce comunque, anche se secondo me ti esce comunque. Ma andiamo a vedere, no, dopo. Checkpoint. Sto prendendo un sacco di vita. Io c'ho già 9 vite, cioè, ti dà molte vite comunque. Io 11. Ho notato che... Ho finito il livello. Anch'io. Poi devo dire che non rimango troppo lunghi i livelli, dai. Ah, sai cosa ho notato? Sì. Che alla fine mi ha dato una moneta gigante con la vita. Aspetta, che forse era la vita io extra. Ho fatto 20.250 punti, ottieni due vite e mi ha dato due vite extra per come bonus. Vabbè, salviamo. Andiamo al secondo? Hai nipoti di Paperino, poi tipo... Ecco, salvo, poi... Sì, gli dicono le mosse, vabbè, ma... Cose che già so. Poi alla fine i tasti sono due in croce, cioè cerchio, il quadrato picchia, la X salta e il triangolo fa parlare Paperino, cioè sono quelli alla fine. Ti dicono che ti insegnano delle mosse, tipo poi se andiamo qua c'è tipo una specie di area di addestramento per Paperino per allenarsi, ma alla fine cioè non serve perché i comandi sono quelli alla fine, molto molto simile a Crash. Ok, iniziamo il secondo, sei pronta? La gola. Sì, ci sono. Spero che non ti fa male la gola, perché se ti fa male la gola in questo livello non ci puoi andare. Perché? La gola ti chiama. Non ci ho fatto bene. Vedi che tu praticamente prima di entrare, se tu ti metti sotto la cosa che ti succhia per entrare nei livelli, ti dice il titolo e anche le cose che devi prendere. Sì, lo so, ma non sono entrata direttamente senza farci caso. Ti sento mi spinge la tua vita. Allora ragazzi, una cosa che volevo dire, perché mi sono scordato di dirvi, che se ovviamente la serie va avanti, cioè noi finiamo il gioco normalmente, vediamo che la serie, la stessa cosa l'ho detta per Crash l'Ira di Cortex, però vedo che la Crash l'Ira di Cortex comunque come visualizzazione non è che ha fatto granché, cioè è stato visto, per carità, non dico che non è stato visto, però non è che ha fatto le visualizzazioni che mi fa Fortnite o altri giochi, quindi... Non faccio tutte le... non completo i livelli al 100%. Invece su Paperino la stessa cosa, se vedo che comunque fa successo cerchiamo anche di prendere tutte le cose speciali, perché ho visto che ci sono delle monetine, delle cose da prendere speciali nei la livelli. Reliquia. Una volta che finiamo tutto il gioco proveremo a completare anche i livelli al 100%. Li rifacciamo tutti quanti. Stavo per cadere, cazzo. Non sono morto neanche una volta, che non sono bravo. Nemmeno io. E ci speriamo anche di farlo al 100%, così da portare, anche se una volta finito il gioco, lo facciamo diventare ancora più lungo il gioco, senza finirlo subito. Checkpoint. Ok.
insomma, comunque devo dire che è molto divertente come gioco rispetto a Crash. Cioè, io lo so, io trovo più divertente questo che Crash, non lo so. Che pure a te, perché Crash ti fa troppo nervoso. No, ma invece. Mi hanno colpito. Mi piace proprio questo, proprio lo stile di Paperino che ha da, di colpire, perché tira i pugni. A me piace un sacco quando cammina. È simpatico. Poi più. Ok, l'ho finito. E ci siamo qua. Ti ho battuto sul tempo. Eh sì. Ho fatto 20.850 okay. punti, ho preso altre due vite extra. Tu invece quanto hai fatto? Te lo dico subito, aspetta. Quando hai fatto tu? Io ho fatto 20.850, Ehi, le tue mosse sono veramente super. Così. Ora prova quest'altra. E anche questa sarà super. Io ho fatto 18.750. Vabbè, ti sono più bravo io nei punteggi, ti faccio sempre un pochino di più. Quei 2000 okay. punti in più. Vabbè, vedi, dice di premere cerchi, ti dice le mosse, man mano che tu praticamente vai avanti nei livelli, ti si blocca delle mosse. Ma in realtà la cosa è che voi avete già, perché già ci sappiamo come si fanno le mosse. Cioè, proprio. Ci prendono per stupido i nipoti di Paperino. Si pensano che zio Paperino è uno stupido, ma invece no. Iniziamo il terzo livello. La scogliera della paura. La paura, chissà perché si chiama paura. Sarà un livello difficile? Vedremo. No. Ah, è laterale, però non è no come gli altri. È cambiata la visuale. Mazzo. Non mi piace. Vedremo. Aia. Non me l'ha colpito. Combo! Che combo che ho fatto? Tipo rimbalzavo continuamente tra nemici e regali e cose. E pure io l'ho fatto. Che pro player. Però sto tempo devo far vedere lui il pro player. Ecco! Checkpoint! Che fa? Ecco! Ecco, pareva che mi colpiva. Vai, va bene, non si capisce un cazzo quando fai così. No, sono morto. Merda! No, sto facendo un sacco di vita però. Si fanno facilmente le vite rispetto a Crash, devo dire la verità. Qua su questo gioco sì, le vite te le dà come niente. Oddio, alla fine. Oh. Non so, gli altri livelli sono difficili. Aia, minchia, alla fine ci sono i salti. Non avevo recuperato la vita, sennò. Perché quello è un pochino più lungo, mi pare che non finisce più. È intenso. Provo a far. L'ho presa. Però la vita la lasciamo stare, che non perdiamo troppo tempo. Ogni volta salire fino da sotto. Fallo. E questo ha preso pure la vita. Ma mi sento perché non la vedo. Non la vedevo. Checkpoint. Oh, sono il livello più lungo, forse cominciamo ad arrivare ai livelli tosti? Già da adesso? Sì, sono arrivato adesso a checkpoint. Io devo dire che i comandi sono anche belli fluidi, non ho nessun problema, devo dire. Proviamo a fare una combo. Triplo tasto. Ho finito! Vai! Io credo che ci sono quasi. Troppo bello alla fine quando è contento che vince. Abbiamo piazzato un'altra antennina, cioè abbiamo preso un'altra antennina. Ah, perché lui praticamente prende i pezzi dell'antenna
per poi sicuramente posizionarli in cima da qualche parte quando arriva il boss e dare la potenza alla macchina. Ok, finito pure io. Ok, cominciamo dobbiamo fare il quarto livello. Il sentiero degli orsi. Ci sono gli orsi qua, eh? Chissà c'è qualche orso cattivo che ci vuole mordere. Non... C'è un filmato, attenzione, c'è un filmato. Sei fortunata. Presto avrai il grande onore di assistere alla mia conquista del mondo! Mi fai ridere. I miei amici verranno a salvarmi e ti fermeranno. Davvero? Bene, ho una piccola sorpresa per loro! Nessuno si Merlock. deve avvicinare al tempio! Andate ora! Merlock ha creato una mano. Vedete che questa mano ci insegue. Una strana sensazione. Sì, che stile come Crash che c'è. Tipo che c'è la palla che ti Palla. insegue, invece qua c'è la mano. Che palle! Altro che orsi, sto cazzo ci sono gli orsi. Peggio degli orsi, preferivo gli orsetti. Scappa Paperone. No, proprio quello non è Paperone. Questo è Paperino. Cerco di prendere più vite possibili. Almeno. Oh, così se vengo colpito da qualcosa mentre corro, che non lo vedo per correre. No! Stavo cadendo. Mi sta per colpire. Mi sta per prendere. Ma non c'è un checkpoint, amore. Ah, eccolo qua il checkpoint, meno male, pensavo che non c'era. Ma la devo fare tutto di un fiato. No, mi ha preso. Meno male che era il checkpoint. Guarda che cazzo mi sta facendo! Come un gomitolo! Cioè come uno yo-yo mi tratta una volta che mi prende, meno male che c'era il checkpoint. Non so se ti ha preso a te qualche volta. No, però sono arrivato adesso a checkpoint. Ecco! È abbastanza lontano, mamma mia che stavo cadendo. Sono bravo che la sto distaccando. Ho finito! Tieni il culo. Non mi sbaglio, se non ricordavo bene, se la mano ti prende, ti colpisce, tu hai la vita, tipo hai la spremuta, qualcosa, puoi scappare, non ti acchiappa, ti fa solo del danno. Quindi non è più facile rispetto a Crash, che la palla se ti prendeva ti ammazzava e basta. Comunque ho finito pure Ottimo. Ok, andiamo ad affrontare il primo boss di questa avventura e poi chiudiamo. Faremo così la serie praticamente. Ogni video faremo un'isola. Quindi probabilmente questa serie finirà in 5 video. Però non vi aspettate un video ogni 2 giorni, ogni 2-3 giorni. Cioè, credo che dato che sono 5 video, ve ne farò una a settimana. Tipo una sabato, ogni sabato uno. O ogni domenica, vediamo. Se no finisce subito, cioè non c'è gusto, capito? Arriviamo subito alla frutta. Però dobbiamo fare primo, secondo, terzo, dessert, eccetera, eccetera. Anche perché è un gioco che ti prende molto, quindi poi rischiamo di finirlo subito. Ok, vediamo cosa c'è nel boss. C'è zio Paperone. Ciao, Paperino! Ciao Paperino. Ingazzadoperi. Wow! Ehi, ho trovato una Cioè, quello è moneta. stato schiacciato da una gallina gigante e lui dice ho trovato una monetina. Guarda ragazzi, dato che mo è quasi Pasqua, è proprio il video perfetto per voi. In Il effetti boss sì, è a molto effettivo. tema Pasqua con i pulcini e la gallina. È molto azzeccato. Oddio. Oddio! Tieni, troia. Dobbiamo tuttarli in testa.
in questa sequenza qua per 3 volte, perché ha 3 vite, ok. È molto stile Crash. Però, però i pulcini si possono uccidere anche colpendoli col pugno, eh. Non c'è bisogno di saltare. No, 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 quelli infatti col pugno, io dico la gallina, per forza la gallina qua. Sì, 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 la gallina sì, per forza. Due volte colpita. Allora il regalo lo lascio là, così in caso che venga colpito mi recupero subito la vita. Ma la gioca a furto. Eh no, mi sa che te lo devi prendere, sennò ti colpisce e muori. No, 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 tu dici. No, no, perché ce l'avevo preso uno. Vedi? Ma io l'ho preso, l'ho preso in precedente, ma stavo per morire. Ok. Ah, se mi colpisce tipo la terza volta. Quante uova sta buttando? Ho vinto, l'ho sconfitto. Pure io, mo. Mamma mia. E per un pelo sono morto. Mamma mia. A un certo punto buttava uova con di malente. Vai gallina di brutta schifosa. La prima antenna per potenziare la nostra macchina del tempo è stata piazzata. Ottimo lavoro. Prima missione completata. Sei stato grande, Paperino! La mia macchina per il teletrasporto ha più potenza adesso! Ti manderò a Paperopoli! Dovrai arrivare in cima alla torre della Banda Bassotti, la seconda sommità più alta del mondo! Sarà una pacchia! Ok, la prossima volta dovremo andare a Paperopoli, quindi la prossima isola, e già sicuramente ci ha detto praticamente chi è il boss finale, sicuramente la Banda Bassotti. Quindi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti da Tiger! Ciao a tutti!